Buonasera a tutti, iniziamo a dare il benvenuto per questa mostra di Rosario Fortuna. La mostra di questa sera, Flos Lux, è, possiamo dire, il continuo, il prosieguo naturale del lavoro che l'anno scorso abbiamo ospitato tra le mura di questa galleria. Presentarvi Rosario Fortuna come artista, il suo curriculum è inutile, perché ormai conosciamo tutto di lui. Io lascio adesso la parola a Salvo Sequenzia. Lasciami ancora un canto, non mi dare mai un fiore che sia spoglio e rame, ma resti questo odore che non disperi di un'altra mattina nelle vesti di brina della sera. Non c'è quadro migliore di questo che possiamo ammirare, l'isola dei fiori, che esprima il sogno e l'utopia, che esprima il piacere, la sensazione, gli odori, i colori. Non ha mai altro che le rose che non colsi, non amiamo altro che i fiori che non possiamo raccogliere. E non possiamo raccogliere questi fiori, questi colori, questi odori, non li possiamo sentire. Ed è bello immaginarceli dentro di noi, sentirli alitare nel nostro corpo, nella nostra memoria, e annodare i fili che legano la storia di ognuno alla storia di tutti. Perché l'arte serve anche a questo. L'isola dei fiori, e l'isola dei fiori nella sua sostanza, nei motivi cromatici e nel disegno della curva che la informa sostanzialmente, è la nostra isola. Per fare valere i valori dell'arte e del territorio, i nostri miti, che sono la cosa più bella che noi abbiamo e che artisti come Rosario Fortuna fanno rivivere nell'incanto e nella magia della loro arte. Ed è bello che Rosario Fortuna stasera ci abbia ricordato tutto ciò e che ci abbia fatto vivere questo momento intenso di arte e di partecipazione. Grazie. Io ringrazio tutti quanti voi, sono contento di questa bella mostra, di questa bella presentazione che abbiamo avuto questa sera, e di avere soprattutto i quadri di Rosario Fortuna a testimonianza del bello che potrebbe esserci sempre in mezzo a noi. Grazie a tutti, buonasera. Thank you.